Cari amici, oggi risponderemo a Fabio Della Volta, che ci ha chiesto alcune delucidazioni sulla tecnica del floating feather. Il floating feather fa parte, è una tecnica del feather fishing che utilizza pasturatori, come appunto dice il termine, galleggianti, quindi floating. Fabio ci chiede perché utilizzare un finale corto anziché un finale più lungo. Il motivo sta appunto nell'efficacia di questo metodo. Che lo otteniamo solo se non riusciamo a far trovare il nostro amo innescato, che può essere innescato con bigattini, con del mais o delle pellet, nelle vicinanze del pasturatore, quindi nella far trovare appunto l'amo, l'esca, nella nuvola attrattiva che noi creiamo lanciando appunto il pasturatore in acqua, e una volta in acqua appunto la pastura al suo interno, o comunque le particelle che noi inseriamo, decidiamo di inserire in questo pasturatore, si disperdono. L'efficacia di questo metodo sta appunto nel far ritrovare la nostra esca nelle immediate vicinanze del pasturatore, dove appunto l'azione della pastura è quella con più maggiore, insomma, abbiamo una scia maggiore in cui la nostra esca va a nascondersi, il pesce quindi perde la sua diffidenza e in questo caso non vedremo delle abboccate come può avvenire pescando con un semplice galleggiante. Come potete aver visto nel video Floating Feather che abbiamo pubblicato da poco, si vede appunto grazie all'uso di una telecamera sott'acqua che il pesce arriva a boccone pieno, prende il pezzo di pastura e parte. Quindi utilizzando questa tecnica non vedremo dei movimenti, dei piccoli movimenti della parte galleggiante, che è quella che naturalmente rimarrà sopra la superficie dell'acqua, ma la partenza diretta del pasturatore. Quindi è fondamentale avere un finale corto intorno, non superiore insomma, ai 50 centimetri, perché solo così abbiamo la sicurezza che la scia di pastura va a intercettare l'esca, che è appunto la fondamenta di questa tecnica.